Emilio Veneziano, qual è la ragione o quali sono le ragioni che l'hanno spinto assieme a suo padre Aldo a promuovere questa iniziativa nel giorno in cui si ricorderanno sabato i 46 anni dal sequestro di Aldo Moro e dal barbaro sacrificio della sua scorta in Via Fani? Abbiamo deciso di onorare la memoria di Aldo Moro perché è un personaggio che era molto vicino a Formia. I suoi trascorsi tra Terracina e Formia sono noti, ci sono anche delle foto in cui veniva qui a Formia a onorare la nostra piazza alla presentazione di alcuni eventi locali. E non si può parlare di futuro, non si può parlare di prospettive se non si conosce il passato. Il passato di Aldo Moro, della nostra storia, fa parte della nostra storia italiana che Formia rappresenta più che mai come territorio, proprio quello della rappresentazione italiana, e quindi partire dalle nostre radici storiche per poi progettare il nostro futuro. Avete deciso come imprenditori di utilizzare come strumento privilegiato la cultura. Esatto, perché la cultura è uno degli elementi essenziali per la crescita di una persona e soprattutto di una comunità. Avete naturalmente coinvolto un po' tutte le articolazioni istituzionali, culturali, ma anche altri imprenditori, colleghi imprenditori, soprattutto quelli che stanno contribuendo a far muovere sulle sue gambe il nascente consorzio turistico. Perché loro? Il consorzio turistico del quale mi onoro di essere uno dei fondatori, come azienda abbiamo deciso di entrare nel consorzio turistico, sta lavorando molto bene sul territorio, nella promozione sia della realtà locale, ma non solo a livello locale, ma soprattutto a livello nazionale. Ci stiamo muovendo, il consorzio sta muovendo per promuovere la città di Formia in numerose iniziative e io sono orgoglioso di questo e cogliamo occasione di questo evento che stiamo organizzando come azienda per poter promuovere ancora di più la nostra città. Ci sarà un taglio culturale all'inizio perché avete deciso di far inaugurare appunto il convegno da un intellettuale, dal professor Michele Graziosetto, che dopo essere stato apprezzatissimo dirigente scolastico, ora è anche alla testa del Centro Studi di Minturno ed è anche uno dei fondatori, nonché direttore della Libera Università degli Studi del Golfo. Sì, inizierà il convegno con un prezioso intervento del professor Graziosetto, il quale illustrerà la figura di Aldo Moro e ne ripercorrerà un po' anche i suoi studi storici e politici. Un intervento sicuramente di gradito. E poi la conclusione con la presentazione del libro, che è diventata una sorta di bestseller da parte di Mauro Biorcati. È un giallo, è un noir che naturalmente è un giallo e come tale è pura fantasia, però poi sullo sfondo c'è quanto è successo in Italia in quei 55 terribili giorni da via Mario Fani fino al ritrovamento del cadavere del presidente della DC dopo 55 giorni appunto in via Caetani. Sì, la scelta della presentazione del libro I conti col passato di Mauro Biorcati non è a caso, perché proprio questo libro parla della scomparsa di Aldo Moro, ne ripercuote anche con una sua nuova versione di alcuni fatti, di alcuni accadimenti storici, ripercorrendo appunto quelle fasi dell'Italia e scovando forse delle verità nascoste che avremo il piacere di sentire dalla bocca dell'autore la sua versione dei fatti. Un autore che peraltro è piemontese d'origine, è rovigiano di adozione e che arriva a Formia, cioè da un libro si può iniziare anche una collaborazione anche a livello nazionale. Certamente ci collega all'autore Mario Bioccati una profonda amicizia e grande stima, e che sono sicuro sarà la base, le fondamenta solide per poter portare magari delle collaborazioni tra i nostri territori, in cui, come già detto, il consorzio farà la sua parte.